Senza dubbio un momento importante per il Pescara, ma anche per il Pescara Calcio a 5. Danilo Iannascoli su due fronti sarebbe un record. Sarebbe un record, però deve essere un record diverso. Non il condizionale, provando, ma l'indicativo presente. Ci stiamo provando in tutti i modi e cerchiamo di vincere due partite nel giro di due ore, perciò speriamo di farcela. Come arriva la squadra di Massimo Oddo a questa duplice finale? Ci arriva alla grande, in una città dietro che sentiamo il loro calore. In un giorno abbiamo venduto 11.000 biglietti, ormai i biglietti sono esauriti. Questo è Pescara e noi lo sapevamo. Chiaro che questo calore sarà determinante, secondo me, sia in casa che nel ritorno a Bologna. Saranno loro che ci daranno quella spinta in più. Oddo in conferenza stampa ha dichiarato testualmente: proveremo a chiuderla da subito in casa, certo sarà difficile, e poi tutte le pressioni saranno in realtà sul Bologna, che ha molto più da perdere rispetto a noi. D'accordo Iannascoli? Sì, d'accordissimo, ha sintetizzato bene. La prima partita è fondamentale. Nelle finali bisogna partire sempre nel piede giusto, perché dopo rincorrere è difficile, abbiamo visto anche l'Avellino, perciò è importante partire bene. Però io sono molto fiducioso, lo sono stato nei momenti difficili, figuriamoci adesso. Tu sei stato chiaro a fine partita, possiamo ripartire da Oddo? Ma guarda, io l'ho detto anche dopo, alla fine della partita, Massimo Oddo sta dimostrando che ha tantissime idee e sicuramente diventerà un grandissimo allenatore, perché comunque è stato un grande giocatore e, ripeto, ha delle idee importanti. È chiaro che quando tu hai in mano la possibilità di mantenere un allenatore che ha queste caratteristiche, devi cercare assolutamente di non fartelo scappare, questo sicuramente. L'ultima, sul piano tattico, come si svilupperà secondo Danilo Iannascoli la partita di andata? La partita d'andata si svilupperà sicuramente con un Bologna che ci attenderà per colpirci in contropiede, perché loro davanti sono molto pericolosi, al di là che hanno un organico forse l'unico superiore a quello del Pescara. Però noi siamo in grande condizione, abbiamo entusiasmo e cercheremo di sbloccare subito la partita, poi potremmo veramente iniziare a divertirci un pochino.